tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, buongiorno. Ciao, ma che bello essere con voi anche oggi in questa atmosfera ormai super, super natalizia. Natalizia. Ma quando è che posso cantare Jingle Bells? Aspetta, il countdown sta cominciando. No. Aspetta, no, non la cantare. Lo faremo dopo. No, mi ha detto Babbo Natale che abbiamo ancora un po'. No, scusa, perché ho Babbo Natale qua che mi chiama, mi tira giù. Sì, ok. Ma dai, ma è bellissimo. A me piace anche quello là con gli occhiali. È piccolino e è molto carino. Ce n'è uno, Luciano, che guarda, farei vedere, sì, perché sì, proprio sembra un pochino un elfo venuto un po' benino, no? Hai visto? Hai visto che nasino all'insù che ha? Sì. Bello, nah, mi piace. Nah. Vuoi presentarlo tu? Il prossimo artista che è una new entry? Cioè, addio, mi presentalo tu, dai, come sai fare te. No, dai, presento il romanesco. Perché tanto lei, con la mia voce, lei quando perché c'ha i personaggi, la Paola fa sempre il romanesco. Non saprei che voce trovare a questa beltà. E allora Michele Ventucci che ci canta Tiago ed è un bel tango. E noi balliamo un bel tango a tre. Olè. Col caschetto. Jukebox Dediche, questa nostra rubrica che sta avendo un grande successo. Vi ricordo che se avete un anniversario particolare, preciso, oppure un compleanno, dovete farlo con molto anticipo, per molto tempo. Sì. Ok, allora, chi ci scrive oggi? WhatsApp. Lavagna. La lavagna, oi che bella la Liguria. Tu sei mai stato messo, Luciano, dietro la lavagna? Ero sempre dietro la lavagna. Una volta, ora non ci sono più. Dai, caspita, con i gessi, che bello, no? Non c'è più. Non ci adesso più. C'è la lavagna attaccata al muro elettronico, quindi dietro la lavagna non ci si va più. Quindi. Purtroppo. Quindi Antonio da Lavagna che vuole dedicare una bella canzone a Sandra e ci scrive: ciao ritornelli, penso che questa canzone sia di Rossella Ferrari, ma potreste passarla nella versione di Claudia e l'orchestra italiana e dedicarla alla mia amica Sandra, per favore? Grazie. La nostra redazione, alla quale direi un grazie mega, perché trova sempre tutto, anche ciò che non c'è, ha trovato anche Claudia e l'orchestra italiana con Va pensiero d'amore. Salutiamo Lavagna e tutta la Liguria. Ciao. E Jukebox Dediche.
sa un motivo di esistere, pensando a lui, accarezzando.29 settembre l'ho incisa anch'io questo mio arrangiamento speciale, ma in questo caso invece la ascoltiamo da Gabriel De Luca, questo grande artista con un grande repertorio durante le sue serate. Grande e allora... Qualcuno dice quello lungo. E allora Gabriel De Luca con Medley 29 settembre. Per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere, nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti, che farò? Quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, mani posso finalmente bere, nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere, nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Bella, 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 Casa Giannina, il collegamento con loro mi fa divertire sempre, ogni volta che li guardo io mi diverto, anche se
sono delle, come dire, sono delle scenette, ma sono delle di, ma di vita che purtroppo vivono e vivono giorno. Realmente loro mi, e noi siamo stati a casa di loro, sì. È realmente così, non è che no, poi se, però sottolineo sempre il fatto che Nina, a parte attraente anche, voglio dire, molto bella, no? Tra l'altro, ecco. Sì. Comunque anche con i bigodini, ma non è così in casa. Poi una cuoca sopraffina. Una cuoca sopraffina, sì. E devo dire che è anche una persona straordinaria, ma anche Gianni. Sì. Sono veramente straordinari. In ogni caso, ci colleghiamo con casa Giannina. Il sentiero del cuore. Puoi abbassare un attimo? Ma scusa, sono con cuffie. Sai che ho trovato? Michael Jackson. Ti ricordi se andavo in discoteca? L'hai trovato o stavi ascoltando Michael Stavo Jackson? Stavo ascoltando, però ho trovato. Ma puoi abbassare mentre ascolti Michael Jackson? Ma tu ricordi? Sì, mi ricordo. A me lo chiedi, Michael Jackson, eh? Zombie, eh? Sì, zombie, thriller. Piaceva? Certo, a te piaceva? Tantissimo. Sai tutto di Michael Jackson? Sì. Lo sai che Michael Jackson diventava bianco? Eh? Certo. E lo sai con cosa diventava bianco Michael Jackson? E con cosa diventava bianco? Col gesso. Che devo dire di questa canzone? Boh, è una canzone secondo me molto bella. E non solo secondo te comunque. Qui piace a sì. Tantissime persone, appena uscita subito, è stata subito apprezzata. È questa canzone che ho scritto insieme all'amico Stefano Ronchi, una canzone dedicata a Venezia, in questo momento probabilmente anche un po' particolarmente adatta anche sì. Al momento. E allora, colori a Venezia. Vai così. Respiro l'odore di questa città che galleggia nel tempo e nell'eternità, sulle note di una canzone una gondola passa e scivola via, stendo il cielo ed è già un'emozione, Venezia è fatta di magia. Sono un uomo dai mille colori, pennello e tela, i miei tesori, ma innamorato di questa città, dove la gente sopra i ponti passa e va. Cielo ed è già un'emozione, Venezia è piena di poesia. Sono un uomo dai mille colori, pennello e tela, i miei tesori, ma innamorato di questa città, dove la luna si specchierà con un sorriso ruffiano. Ponti passa e va. Sì, passa e va. Colori a Venezia. Luciano Ne- grazie.
Adesso sarebbe, Paola, sarebbe il momento dell'intervista con l'artista, sì. Però mi dicono dalla redazione di presentare in questo modo, io non lo so cosa ci sia, di presentare Rito invece che Ritornelli, Rito Urbau Bau. Beh, allora ci sarà un artista, ma insomma magari ha quattro so. Zampe, chissà. Comunque andiamo a vedere che cosa vuol dire questo Rito Urbau Bau. Vabbè, conosceremo un po' di più del pianeta animale. Del pianeta animale, vabbè, è una bella rubrica che sicuramente... poi ripeteremo anche diciamo più avanti. Diciamo che è un po' il regalo mio che avete fatto voi a me di ritornare. Sì, però io non lo so, io onestamente non lo so, non l'ho mai vista, quindi non lo so. Ma andiamo io a vedere. Curiosissimo insieme a voi, andiamo con Ritor Bau Bau. Cari amici, benvenuti nel mondo animale di Ritornelli e siamo qua proprio all'aperto con la dottoressa Marica Romani, specialista in dermatologia veterinaria e libera professionista nella professione di veterinaria. Dottoressa Marica, abbiamo parlato spesso anche nelle precedenti interviste, che sono state assai cliccate le sue interviste, dottoressa Romani, della prevenzione, della profilassi per quanto riguarda il mondo animale, quindi cani e gatti, la vaccinazione. È un capitolo fondamentale che qualcuno trascura anche nel gatto, per esempio. Allora, la vaccinazione, soprattutto nel cucciolo, deve essere sempre fatta. Generalmente il primo vaccino, cane o gatto, lo fa intorno ai 2 mesi. Con i 2 mesi gli anticorpi materni che ha ricevuto con il colostro vengono meno e quindi possiamo vaccinare l'amico a quattro zampe. E il primo vaccino generalmente ha necessità di un secondo richiamo a distanza di 1 mese, a volte di un terzo, anzi i protocolli più recenti ci dicono 3 vaccini a distanza di 1 mese nel cucciolo, per poi ripeterlo annualmente negli anni successivi. Ecco. Poi chiaramente ci sono animali che vivono in casa, quindi a volte non è necessario ripetere costantemente il vaccino, ecco. Però il gatto che va fuori piuttosto che il cane da caccia che magari è in contatto con animali che trova nei boschi oppure che va a bere nelle pozze dell'acqua dove a volte possono anche urinare i topi, quindi ecco, topi esatto, brava Paola, sai tutto. Ma no, non è che so tutto, è che tu sai che io amo il mondo animale, la veterinaria, quindi carpisco le tue brava. Informazioni anche in ambulatorio, certo. Quindi leptospirosi per evitare, per cui sempre annualmente la leptospirosi va richiamato diciamo come vaccino, assolutamente. E quindi il cane quando si definisce anziano, poi dipenderà anche dalle razze. Brava, ma diciamo che i 7 anni sono considerati un po' il passaggio dall'adulto all'anziano. È chiaro che un alano di 7 anni è già proprio anziano, vecchino. Lo Yorkshire che mi arriva anche a 15-17 anni è chiaro è a metà del suo percorso. Con l'età anche le vaccinazioni possono essere diradate, perché comunque i suoi anticorpi il cane se li ha formati. Poi quindi dipende forse anche, come dicevi prima, dal tipo di vita del cane. Questo è fondamentale. Dal tipo di vita, il tipo che di fa vita il cane. È fondamentale, sì. Paola. Certo. Quindi i consigli, ecco, per esempio, anche sull'igiene di animali che stanno in casa. Spesso i proprietari, e visto che il cane sta in casa, si accaniscono, parlo anche di me in questo caso, con un'igiene anche eccessiva dell'animale. Il bagno al cane, ogni quanto, allora, diciamo, va fatto? Ecco, questa è una delle domande più ricorrenti. Meno male, vedi? Il bagno, allora, un animale se non ne ha necessità può anche non essere mai lavato nella sua vita. È chiaro che se vive in casa è necessario, come hai detto tu, convive con l'uomo, quindi un minimo di igiene è importante. Una volta al mese è più che sufficiente. Se però subentrano delle problematiche dermatologiche è necessario lavarlo spesso con shampoo adatti che non inaridiscano la cute, ma che nello stesso tempo servono per dare sollievo al cane e magari ridurre l'infiammazione. Il prurito, insomma. Il prurito, quindi c'è. I bagni sono soggettivi, diciamo che per la sola igiene sì, una volta al mese è più che sufficiente. Nelle razze più piccole, magari quelle bianche, i canini bianchi, che quindi magari tendono a anche lo sporco a vedersi di più, possono essere fatti anche lavaggi più frequenti. Importante utilizzare però shampoo per cani, certo, mai quello ad uso umano, certo, per il cane, certo. Questo è fondamentale, come i farmaci ci sono farmaci che possono essere ad uso quindi doppio sia umano che veterinario, però tanti sono specialistici, esatto. Mai dare un occhi al cane,
mai dare un'aspirina al cane. Rischiamo veramente di fare danni invece che aiutarlo. Certi farmaci sono dell'uomo e certi sono del cane. È il veterinario che vi sa consigliare se possono essere interscambiabili. Parole sante quelle della dottoressa Marica Romani, che vogliamo ancora qui presto ai microfoni dei ritornelli. Tornerai con noi. Grazie Marica Tanto Romani. Piacere. Grazie. Grande Lella Blu, che ci fa ascoltare questo medley che è Bianca Luna Mix Baila e Morena. Baila Morena per voi, Lella Blu. In idioma castigliano. La noche es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tienes cosas de blanca, tienes cosas de negra, tienes cosas de india, bonita mezcla que hace esta tierra. Salutiamo, hasta luego, nos vemos mañana, come sempre, alla misma ora, sì. La misma televisione. L'avranno compreso, no? Che ci vediamo. Ma sicuramente, ora, stesse reti. Sai che io parlo alcuno idioma, certo. Uno di questo è lo spagnolo. Alcune lingue fra queste, lo spagnolo. Bene. Auricolare a posto? Ok. Auricolare a posto. Ciao amici, a domani. Hasta luego, nos vemos mañana. Ciao Telecinco. Quanti ritornelli